Manifestazione di protesta davanti al palazzo della prefettura di Agrigento e decine di famiglie che reclamano da mesi l'attivazione dei servizi terapeutici e di riabilitazione per i disabili palmesi. A distanza di tempo ancora oggi nessuna risposta è arrivata dai responsabili dell'amministrazione sanitaria. Questo sta provocando molteplici disagi ai genitori con figli disabili, costretti a spostarsi in altri paesi della provincia di Agrigento per poter usufruire dei servizi terapeutici e di riabilitazione. Io so che il comune, il sindaco ha mandato varie lettere al prefetto, ma che il prefetto non ha risposto. Per cui per questo siamo venuti qua a fare questa protesta. Purtroppo siamo completamente abbandonati da tutto, ma non solo mia figlia, dimenticati. Cioè proprio non c'è nessuno che ci aiuta. Cioè dobbiamo fare tutto a pagamento, se no per non fare a pagamento dobbiamo spostarci. Una delegazione guidata dal presidente dell'Associazione Famiglie Disabili, Giuseppe Angelo Scicolone, e dall'assessore alle politiche sociali al comune di Palma di Montechiaro, Salvatore Tannorella, ha incontrato il prefetto Umberto Postiglione per chiedere un intervento nei confronti dell'assessorato regionale alla sanità e al direttore generale dell'ASL numero 1 di Agrigento perché siano istituiti nel distretto di Licata e in quello di Palma di Montechiaro i servizi per i disabili. Il problema è che dicono che mancano i soldi. Cioè, siccome i soldi praticamente a nostro avviso ci sono, quantomeno si possono spendere diversamente da come si spendono, chi amministra è giusto che li spenda nel modo giusto. Poi è da anni che chiediamo la riabilitazione, la fisioterapia e la logopedia in particolare. Il problema reale è quello che effettivamente non possiamo consentire a dei bambini che debbono andare per usufruire di servizi che ci spettano per legge, andare a Canicattì, andare a Caltanissetta, andare a Favara, andare in altri posti. Noi vogliamo che queste figure vengano stabilmente a Palma di Montechiaro.